Iniziamo lunedì partendo dal valore dell'enogastronomia, in particolare dei nostri vini del territorio, per continuare quello che Pietro sta già facendo su Fiorenzuola. Abbiamo deciso di iniziare con la figura di Dante, ma raccontato con quella che è la tradizione, con i nostri dialetti locali, in modo tale che anche il dialetto torni in auge in questa settimana, perché dietro le tradizioni ci sono sempre dei dialetti, laddove con una parola si riesce a raccontare a volte un contesto intero. Ogni giorno avremo su Monbaroccio l'apertura di un museo, quindi in Palazzo del Monte in particolar modo, nonché in centro storico, nonché nella Pinacoteca del nostro meraviglioso Beato Sante. Ogni giorno un evento, ogni giorno una circostanza, molto legati alla mobilità sostenibile, in particolar modo a quelli che saranno i percorsi tra martedì e giovedì, legati a un territorio raccontato sulle due ruote, ma in particolare un territorio che coinvolgerà le persone soggette dal Parkinson, una malattia che purtroppo coinvolge tante più persone, quindi il problema sanitario che si lega a una cultura del territorio, nonché della nostra storia. Per poi continuare, grazie alla Confcommercio, nella valorizzazione dei nostri prodotti territoriali, con una cena itinerante che si svolgerà il giovedì su tutto il borgo, quindi ogni pietanza sarà legata a un museo, per poi arrivare al venerdì con quella che è la valorizzazione del Beato Sante, passando per la lavanda, quindi i prodotti dell'enologia territoriale legati al santuario tramite la lavanda stessa. Arrivare al sabato, laddove sarà la promozione di altri prodotti, in particolare dei birrifici artigianali, per poi chiudersi la domenica in un percorso itinerante e di valorizzazione culturale, ma che prevede il legame fra il nord e il sud delle Marche tramite i prodotti DOP. Prodotti DOP di denominazione origine protetta, che hanno un valore fondamentale in questa settimana, ma che permetteranno nell'ultima sera di collegare la provincia di Pesaro Urbino all'Oliva Ascolana. Abbiamo invitato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che grazie al consorzio di Ascoli ci fornirà quell'oliva in modo tale da legare la regione Marche, che è sempre declinata al plurale, ma che grazie alla cultura e grazie all'enogastronomia riuscirà a raccontarsi in maniera singolare. Permettimi di fare i ringraziamenti a Pesaro, in particolar modo al vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, che si è prodigato affinché il territorio parlasse nello stesso modo, con la base della cultura e con un territorio che lega l'uno con l'altro, un territorio che ha tanto da dare e che grazie a queste iniziative diventa fondamentale la sua promozione.